ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buongiorno, buonasera, ciao, buongiorno. Ciao, buon mercoledì, ciao. È un mercoledì molto importante, sì, per questo, innanzitutto perché siamo a metà settimana, quindi ci prepariamo per il weekend. Una poi settimana particolare. È un weekend molto particolare. Pasquale. Pasquale, Pasquale, ciao Pasquale. No, dico, allora, devo dire tra l'altro, Paola, devo salutare il nostro amico. Ah, ma davvero? Il nostro amico Pasquale, che mi ha telefonato proprio l'altro giorno, ha detto che ci segue sempre. Famoso Pasquale il che cantante. Cantava, guarda cantava che luna. Allora, Pasquale cantava, guarda che lui faceva la mia parte, faceva anche la parte della Paola. Ma cambiava registro vocale. Ci segue tutti i giorni e sono veramente felicissimo di salutarlo. Ciao Pasquale. Ciao Pasquale. E tra poco, tra pochi giorni sarà il tuo onomastico. Certamente. Sicuramente questa è una settimana Pasquale, quindi è la tua. Partiamo con sì. Partiamo con Magutti. L'orchestra italiana, Vivere due volte. E vai. Se vivessi un'altra volta, io saprei che cosa fare. Io farei ciò che ho lasciato, non farei ciò che ho sbagliato, e vivrei tutta la vita senza avere titubanze. Passerei ogni momento regalando baci e amor. Vivere due volte sarebbe troppo bello, me ne andrei felice fischiettando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante, come un marinaio darei il mio cuore a tutte quante. Se vivessi un'altra volta, io saprei chi evitare. Sceglierei fra tanti amici solo quelli più sinceri. Io vivrei alla giornata dando a me la precedenza, non pensando più al futuro, ma pensando solo a me. Vivere due volte sarebbe troppo bello, me ne andrei felice fischiettando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante, come un marinaio darei il mio cuore a tutte quante. Vivere due volte sarebbe troppo bello, me ne andrei felice fischiettando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante, come un marinaio darei il mio cuore a tutti quante. Vivere due volte sarebbe troppo bello. Come la neve, ce n'è stata un bel po', sì, qualche tempo fa, ha nevicato un po' dappertutto, l'abbiamo, è stato bello, anche abbiamo noi, avuto sì, anche, oltre che la nevicata del 56 e dell'85, c'è stata anche la nevicata del 2018 a Roma, quindi sicuramente si farà un'altra canzone, vediamo un po' che cosa succederà, ma insomma, a parte ci fanno ascoltare Come la neve e sono i Miro. Amore che fa sognare, sperare ed anche soffrire, e fa restare il silenzio senza parlare, senza parlare, ascoltando soltanto te. Gioia d'amore, la vita mia, e
Grazie. Tu che sai fa? Andiamo a vedere che cosa il hanno sentiero, combinato il sentiero del cuore Nino e Gianni. Tu che sai fa? Tu che sai fa? Tu che sai fa? Che sai fa? Ciao, mi chiamo Panchetti Tony. Gioco a calcio da 14 anni e ora farò 200 palleggi. The concert. Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo, allora andiamo a vedere che cosa è successo, perché in questi giorni invece di fare intervista con l'artista faremo proprio speciale Berlino. Berlino e andiamo sì. avanti perché ce n'abbiamo un bel abbiamo po' tanto eh. materiale, abbiamo tanto sì. materiale, abbiamo fatto tante cose, la Paola soprattutto ha fatto tante belle interviste. Oggi chi andiamo a vedere? Oggi andiamo a intervistare un grande critico cinematografico che lavora per la produzione Medusa, si chiama Claudio Trionfera e anche lui è uno dei padri fondatori di questo premio Bacco 26 anni fa, e vedremo anche una parte della giuria, dei giornalisti e dei critici che appunto hanno premiato gli attori che scoprirete poi nei prossimi giorni che hanno ricevuto la mitica statuina del premio Bacco. Bene, allora andiamo a vedere speciale Berlino, andiamo a vedere che cosa sta combinando la Paola, oppure tutte insieme. Speriamo bene. Premio Bacco 2018, Notte delle Stelle, dal Bocca di Bacco di Berlino ho il piacere di intervistare Claudio Trionfera, grandissimo critico cinematografico. Claudio, come si nasce, come si diventa, per meglio dire, critici cinematografici? Qual è l'iter? Vedendo film, studiando il cinema, studiando i modi di farlo, però non solo il cinema, insomma, perché il cinema è un'arte che ne raccoglie tante, quindi si va dall'arte figurativa alla storia, alla geografia, tutto. È una cultura complessiva che uno cerca di assorbire nel miglior modo possibile. Quindi ci vuole un po' anche di tuttologia, no? Se questa fosse mai una scienza. E tu da che studi vieni? Studi classici. Studi classici, poi a quanti anni è nata in te questa passione veramente sfrenata per il cinema? Ero 19enne. Giovanissimo. Ho cominciato a lavorare in un giornale, e ho cominciato ad andare ai festival e così mi sono appassionato di cinema, conoscendo poi gli autori dell'epoca, insomma, no? Soprattutto il cinema francese, il cinema americano, poi comunque ero imbevuto di letteratura, quindi insomma certo, era ecco. abbastanza... E ti ricordi nei tuoi anni, tu hai collaborato anche con la Medusa Production, a quanto data questa collaborazione? Medusa Film dal 2001 al 2015. Ecco, e ti ricordi la critica più cattiva che hai fatto in questi anni, se c'è stata una recensione che magari veramente insomma è stata molto negativa verso qualcuno? No, guarda, io non sono di quelli tranchant, come si dice. Se un film non mi piace cerco di capire perché è stato fatto in quella maniera, però in genere il mio lavoro nasce da un grande rispetto per il cinema, perché so quanto si lavora per fare un film, quanto costa produrre un film, quanto costa promuoverlo, quindi è un lavoro che deve tenere conto di quello che c'è dall'altra parte. Quindi non si insomma. Può essere distruttivi giustamente, no, ma anche ogni critica che sia costruttiva poi fino in fondo. E il tuo regista preferito? Akira Kurosawa. Oh, che bello. Qualche titolo per il nostro pubblico? Dersu Uzala,
Il mio film preferito. Ecco, mi cogli impreparata. Sette samurai, eccetera. Però ecco, allora sì, là, allora sì, film, quello sì. Quel film è, insomma, è un film ti è rimasto, magico. Ti sì, è rimasto nel cuore, sì, ecco. Sì. Abbiamo detto, ne parlavamo prima fuori onda, che negli ultimi anni si è cercato con il premio Bacco, quindi premiando gli attori che sono stati o rivelazione, che hanno fatto dei camei importanti o comunque partecipazioni importanti sempre nella cinematografia italiana, di dare spazio però soprattutto ai giovani, no? Alle nuove leve. Infatti quest'anno... Quest'anno premiamo Matilda De Angelis, che si è rivelata con un film che si chiamava Veloce come il vento e che poi ha fatto Coco, il suo ultimo lavoro, e rappresenta un po' il simbolo della nuova generazione delle attrici. Noi, il nostro intento non è solo quello di premiare dei personaggi famosi, popolari, eccetera, ma anche di lanciare laddove è possibile dei nuovi talenti. Giusto. E sicuramente Matilda è uno di questi. Lo è, infatti, poi anche abbiamo, domani insomma la intervisteremo, per cui certo, scopriremo anche certo di più su di lei. Grazie Claudio Trionferra per le tue sagge parole, ormai sono anni che ci parliamo e ho imparato tanto da te. Ritornelli, ci vediamo domani, Claudio Trionferra. Grazie, saluti a tutti. Und jetzt bitte ich nochmal Massimo zu mir auf die Bühne, denn er möchte an dieser Stelle... Kannst du mich hören, Massimo? Ja. Denn er möchte an dieser Stelle noch die weiteren Jurymitglieder vorstellen und natürlich auch auf die Bühne holen, damit wir sie Ihnen präsentieren können. Es ist zum einen Claudio Trionferra von Medusa Cinema. Fulvia Caprara von La Stampa, der noch nicht im Moment da ist. Paolo Meringhetti vom Corriere della Sera. Und Andrea Martini vom Quotidiano Nazionale. Sono tanti, non ci sono, però vi presentate voi, prego. Sì, purtroppo alcuni colleghi stanno ancora lavorando perché siamo in piena Berlinale e quindi stanno seguendo. Però ci presenta Claudio, che è un po' il nostro leader, diciamo. No, beh, leader, insomma... noi Francesco Gallo manca ancora da noi, lo invito. Beh, Laura, il presidente del sindacato dei critici italiani. Giardina. Dov'è? Roberto Giardina. Roberto Giardina? Se c'è, siamo molto lieti di averlo qui sul palcoscenico. Benissimo, noi continuiamo il lavoro fatto dal 1993. Un pochino più Grazie. Vicino, così si sente. Continuiamo il lavoro fatto dal 1993, quando con i colleghi critici abbiamo, diciamo così, inventato assieme a Massimo il premio Bacco. È nato in una serata conviviale nel suo ristorante Bacco, dove abbiamo scritto il regolamento su un tovagliolo di carta del ristorante, che è ancora affisso nella sua bacheca. E detto questo, aspettiamo, passo la parola anche a loro, e aspettiamo che arrivi anche la nostra premiata, che questa sera allo Shooting Star della Berlinale e sta arrivando qua da noi. Appena arriverà poi le daremo il premio. Allora, buonasera a tutti. Io sono tra gli ultimi arrivati, però sono molto contenta di essere qui, anche perché sono abbastanza pratica di giurie, visto che faccio il presidente dei giornalisti di cinema italiani, e quindi mi fa molto piacere, insomma, di essere entrata anche in questa così affettuosamente autorevole. Grazie Massimo, grazie. Io sono di Cinecittà News, rappresento anche l'Istituto Luce, che è una... È un'istituzione molto importante del cinema italiano, come sapete, forse molti di voi lo sanno, è il più grande archivio audiovisivo italiano, conserviamo la memoria del cinema e la storia del cinema. Salve, io sono Francesco Gallo, per non far abbassare troppo lo share, sarò brevissimo, sono ancora arrivato ancora dopo di Laura, quindi però sono molto contento di stare in questa... In questo gruppo che fa delle cose molto belle. Berlino l'adoro, quindi insomma sono felice. Il fondatore mi ha insaputo, perché quella volta non abbiamo capito che stavamo fondando qualcosa, quindi però mi ricordo quel giorno.
Naturalmente io non sono un critico professionista, al cinema ci vado come spettatore, quindi solitamente i film che piacciono a me magari non piacciono alla critica molto intellettuale, però diciamo sono sempre d'accordo sui premi Bacco, che sono attori che il pubblico ama. Ecco, voglio dire un'ultima cosa a Massimo. A Taormina, dove noi andiamo ogni anno con i Nastri d'Argento, di cui forse hanno sentito parlare, visto che è un premio nazionale importante, sai come chiamano la notte del teatro antico? La notte delle stelle. No, hai visto? La notte quindi, delle stelle è diventato un marchio. C'è una piccola notte delle stelle anche in Italia, per cui ti penseremo, c'è un gemellaggio. Jukebox dediche, è molto bella questa rubrica perché ci riceviamo tantissime telefonate, tantissime mail, tra l'altro potete farlo anche vedendo appunto i numeri che vedete in sovraimpressione, WhatsApp, SMS oppure email. Tramite mail, sì. E se volete anche delle date ben precise bisogna che lo facciate con un bel po' di anticipo. Giusto appunto, questo mercoledì 28 si festeggia l'anniversario 25 anni di matrimonio di Alfio e Monica. Ma vedi che bella augurissimi cosa, Alfio e Monica. Infatti i vostri amici Enzo e Bruno di Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa, quindi di zona, non siamo neanche tanto lontani, nostri. Noi ci troviamo a Perignano, quindi cioè bene o male non Pisa, è poi così lontano. Pisanacci, aiuto, Pisanacci non si può dire, ecco Bruciano Nelli. Si può anche dire. No, alla buona, quindi Alfio e Monica, tantissimi auguri da parte degli amici Enza e Bruno, e la canzone, Luciano, è una canzone scritta da te, si chiama Amarsi e Vivere, che ce l'abbiamo in repertorio? Ma direi proprio direi sì che la nostra redazione l'ha trovata. Non ci mancano mai, specialmente le nostre canzoni, non ci possono mancare. Beh, titolo emblematico, Amarsi e Vivere. La cantiamo insieme io e te, se non sbaglio, come adatta, se non sbaglio. Adatta ad un anniversario, quindi tantissimi auguri Alfio e Monica. Quando abbiamo detto una volta proprio a Telecupole, tra l'altro, dalla nostra amica Sonia De Castelli, abbiamo salutiamo detto amarsi e vivere, lei ha detto come dargli torto. Eh sì, allora, vabbè, è una legge di vita. Jukebox dediche. Mai. La vita è una certezza che ci darà la forza indistruttibile. Amarsi e vivere, capirsi e condividere con la semplicità che ci rafforzerà nel mondo solo. Non sarà solo un'emozione a darmi di più, di più. E se l'amore vero è il più profondo, non toccherò il fondo per qualcosa che non è meglio di te. Parlano al
grazie e vivere. Arrivano Budriesi e Monti che ci fanno ascoltare La Passion. Te lo posso pronunciare? Olé. Passion. Passion. Con la S di García Lorca. Mi è sporcato di salutiamo, mi raccomando, ultimi ultimissimi giorni per votare la canzone del mese di mi marzo. Mi raccomando. Quindi mandate un SMS, un messaggio vocale oppure un anche WhatsApp, una mail per votare la canzone del mese di marzo. Sì. Ci farà molto piacere, poi il primo di aprile, che poi tra l'altro è anche Pasqua, sì, così festeggeremo quale anche la sarà canzone. La canzone che ha vinto il mese di marzo, o meglio, non la canzone, la più votata proprio la regina da voi. Del mese di marzo, ormai la chiamiamo così. È così. Ciao allora, amici, a domani. Ci vediamo domani con non i mancate. Tornelli. Ciao. Ah, vi ricordo, andate a ballare anche a Pasqua, perché ballando si vive meglio. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.